del mercato, rotatoria in tilt, code sulla circonvallazione e in viale Castracani, colpa anche della sosta selvaggia fuori Porta Elisa. I profughi eseguiranno lavori di manutenzione di strade e spazi verdi. Si tratta di un'attività volontaria, il comune ha individuato 6 progetti, si parte con la pulizia del parco fluviale. Disastro ferroviario, i parenti da Mattarella, il 24 settembre i familiari delle vittime della strage di Viareggio saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Tra sacro e profano in San Francesco, presentati gli appuntamenti della rassegna promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Ci saranno lo psicologo Paolo Crepè, la cantante Noa, l'attrice Elisabetta Salvatori e il conduttore e scrittore Carlo Lucarelli. Lo sport, Viareggio e Divi Borgo, 2 pareggi interni, 2-2, identico risultato per i bianconeri contro la Collegiana e per la squadra di Fanani contro il Gualdo. Una giornata con Rudy Michelini, il forte e bravo pilota lucchese ha festeggiato al Ciocco i successi del 2015 facendo salire i tifosi a bordo della sua Citroën. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura parliamo dei problemi di traffico e viabilità a Lucca. Questa mattina c'è stato il primo vero e proprio test, il primo banco di prova per la nuova rotatoria davanti a Porta Elisa e ci sono state code sulla circonvallazione e su Viale Castracani. Ore 13 di mercoledì. La nuova rotatoria di Porta Elisa è sotto la pressione massima del traffico, al momento dell'uscita delle scuole e con il mercato in via dei Bacchettoni. La situazione non è certo scorrevole, anzi, in particolare risulta in difficoltà il tratto proveniente dalla zona stadio e da viale Castracani e diretto verso Porta Elisa. Colpi di clacson e proteste. Sul posto ci sono anche la Polizia Municipale e l'assessore alla sicurezza stradale Celestino Marchini. La situazione in questo momento è chiaro, un po' di problemi ci sono, dovute anche a macchine e spesso stamattina furgoncini che hanno praticamente ostruito la rotatoria. Una delle cause delle code sarebbero infatti le auto lasciate in sosta su una delle corsie di marcia dai genitori che vanno a prendere i figli a scuola. Dopo qualche minuto di contravvenzioni ne rimane solo una che comunque è sufficiente a impedire l'utilizzo di una corsia. L'impressione generale comunque è che il nuovo marchingegno possa funzionare per il traffico di scorrimento sulla circonvallazione, mentre i problemi rimangono per l'ingresso in città, in particolare appunto nel momento in cui si sommano gli orari delle scuole con la presenza del mercato. Per quanto riguarda le bancarelle, il comune è in progetto di spostarle alle tagliate. Sulle scuole rimane il problema del parcheggio delle auto. Irrisolvibile il terzo punto. L'ingresso in città rimane sempre e comunque quello unico di Porta Elisa. E a proposito del mercato, si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo Orsetti l'incontro tra una delegazione degli operatori economici ambulanti e l'amministrazione comunale. L'incontro era promosso dal consigliere comunale di Forza Italia Marco Martinelli. Al termine, su pressione degli ambulanti, il comune ha deciso il rinvio dello spostamento del mercato che sarà trasferito alle tagliate non ad ottobre ma a gennaio del prossimo anno. E nel corso del 2016 sarà monitorato il suo andamento per valutare l'impatto della nuova ubicazione. Rimaniamo a Lucca perché questa mattina sono stati presentati 6 progetti per impiegare in maniera volontaria i profughi ospitati attualmente sul territorio. I profughi ospitati sul territorio di Lucca lavoreranno in modo volontario per la manutenzione di strade e verde pubblico. Il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato, ha presentato 6 progetti di cura dell'ambiente nei quali saranno coinvolti 54 richiedenti asilo, circa la metà di quelli ospitati a Lucca. Primo atto di queste attività sarà la giornata Puliamo il Mondo, il tradizionale appuntamento promosso da Legambiente e dal Comune che quest'anno si svolge venerdì 25 settembre. A pulire il parco fluviale, insieme ai ragazzi delle scuole lucchesi e alle associazioni, ci sarà anche un gruppo di migranti. Questa di Lucca è una delle primissime esperienze in Italia, se non la prima, in cui anche i migranti vengono coinvolti in questa iniziativa, ha detto il vicepresidente di Legambiente Lucca, Mario Lazzari. Le altre attività promosse dal Comune riguarderanno
la manutenzione e la segnaletica della via Francigena nel tratto lucchese, la pulizia di parchi pubblici, cigli stradali e manutenzione del verde nella zona di Nozzano e pulizia e manutenzione di parchi a San Cassiano a Vico. Manutenzione delle principali direttrici stradali dal centro storico della città alla periferia, la pulizia dei bordi strada segnalati da Comune e Sistema Ambiente e infine la pulizia della sponda destra del Serchio. Nelle loro attività i migranti saranno affiancati dai volontari e le spese assicurative saranno a carico della Regione. I giovani che saranno impegnati sul territorio hanno aderito volontariamente, hanno sottolineato gli assessori Antonio Sichi ed Enrico Cecchetti. In questo modo potranno restituire qualcosa alle comunità che li stanno ospitando e al contempo, hanno concluso gli assessori, è un'occasione per noi per conoscere meglio queste persone e le loro storie. Una notizia da Barga: è tornata potabile l'acqua dell'acquedotto in località Fornaci Vecchia e zone limitrofe. È stata revocata l'ordinanza che era stata emessa lo scorso agosto dal sindaco Marco Bonini. Parliamo del disastro ferroviario di Viareggio, perché oggi a Lucca è ripreso il processo. È ripreso questa mattina al polo fieristico di Lucca il processo sulla strage ferroviaria di Viareggio. Dopo 2 mesi di pausa estiva, in aula hanno parlato i consulenti della Cima Riparazioni di Mantova, una delle aziende citate a giudizio per la manutenzione dell'assile che ha provocato il disastro. Solo uno dei 2 consulenti si è presentato. Da quanto dichiarato in aula, la Cima avrebbe rimandato indietro alla ditta costruttrice l'assile ricevuto dopo aver verificato la consunzione di un bordino della ruota. Una volta ottenuto il secondo assile, quello che è poi ceduto, non sarebbe stato verificato però lo stato di conservazione sulla base delle certificazioni di sicurezza presentate dai costruttori. I familiari delle vittime si dicono soddisfatti per l'esito dell'udienza. È stata confermata la debolezza della tesi della ditta imputata, ha dichiarato Daniela Rombi fuori dal tribunale. Se le responsabilità prima erano nascoste, ha concluso, ora sembrano più evidenti. Per domani mattina, giovedì, è previsto un sit-in a Roma di fronte a Montecitorio. Sostenuti dai deputati 5 Stelle, i parenti delle vittime, riuniti nel mondo che vorrei, chiederanno al Parlamento di evitare che i reati di incendio colposo e lesioni colpose cadano in prescrizione il prossimo dicembre. Ma l'attesa è tutta per il 24 settembre, quando Daniela Rombi e Marco Piagentini, dopo anni di battaglie, saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rimaniamo in Versilia, migliora la situazione della criminalità, ovvero funziona la lotta contro la criminalità, almeno secondo i dati che sono stati resi noti dalla Prefettura di Lucca. Si è tenuta ieri in prefettura una riunione delle forze di polizia per l'esame di importanti tematiche, quale la definizione del progetto di integrazione e implementazione del sistema di videosorveglianza in Versilia, nonché la situazione generale inerente l'ordine e la sicurezza alla luce dei dati rilevati dal 1 gennaio al 31 agosto, rapportati allo stesso periodo dello scorso anno. È emerso che i servizi pianificati in provincia, mirati al contrasto del commercio abusivo, spaccio di sostanze stupefacenti ed altre forme di microcriminalità, hanno dato ottimi risultati. Si registra una flessione del 18,7% dei reati rispetto al dato regionale. In Versilia, il quadro elaborato dalla prefettura fotografa Viareggio con un calo dei reati pari al 25,55% rispetto al 2014. Camaiore, meno 24,1%, Pietrasanta, meno 20,5% e Forte dei Marmi, meno 3,2%. Anche le rapine in Versilia sono diminuite. Viareggio meno 25,3%, Camaiore meno 38,5%, Forte dei Marmi, unica località costiera a segnare un dato in aumento. Al contrario, i reati per furto in abitazione, che nel comune di Viareggio hanno fatto registrare una crescita del 28%, e al Forte una in più rispetto al 2014. Rapine diminuite invece nel Camaiorese, meno 27,1%, a Pietrasanta meno 15,1%. Per i reati legati agli stupefacenti risultano denunciate in stato di libertà 16 persone, furono 15 lo scorso anno, mentre gli spacciatori arrestati sono 37 contro i 21 del 2014. Inoltre, i dati forniti dalla finanza in materia di contraffazione registrano 51 interventi con altrettante violazioni, 77 i soggetti verbalizzati, di cui 70 a piede libero, con i sequestri di merce contraffatta per oltre 280.000 capi.
È stata annullata per un impegno improvviso del sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni, la prima puntata di Diretta Sindaco prevista per questa sera su Noi TV. Ci scusiamo con i telespettatori, soprattutto con quelli di Pietrasanta e soprattutto con quelli che avevano già inviato domande, ma non è dipeso dalla nostra volontà. Anche il sindaco si scusa, la puntata sarà recuperata nelle prossime settimane. Torniamo di nuovo a Lucca perché è stato presentato il programma degli incontri della seconda edizione delle Conversazioni in San Francesco. Dopo il grande successo dello scorso anno, arriva la seconda edizione delle Conversazioni in San Francesco, rassegna di incontri dedicati alla letteratura, alla filosofia, alla musica e all'arte, che si terrà dal 30 settembre al 15 novembre. La manifestazione, presentata in San Micheletto, è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e organizzata dal Comitato Nuovi Eventi per Lucca, anche con il sostegno del Banco Popolare Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno. Questa seconda edizione, che rimane ad ingresso libero, si intitolerà Tra Sacro e Profano e anticipa quelle che saranno le tematiche che invaderanno la città con il Photolux Festival. 4. Gli appuntamenti. Si inizia il 30 settembre con lo scrittore e psichiatra Paolo Crepet, che parlerà di felicità e egoismo. Il 17 ottobre appuntamento musicale in collaborazione con Lucca Jazz Donna. In San Francesco ci sarà l'artista israeliana Noah, che dopo una conversazione con il direttore della Nazione, Pier Francesco De Robertis, si esibirà in un concerto con Jill Dore e Giovanni Tommaso. Poi, il 24 ottobre, l'attrice, autrice e regista Elisabetta Salvatori, che racconterà la storia della mistica e poetessa francese del secolo scorso, Madeleine Delbrel. Chiuderà le conversazioni il 15 novembre una serata dedicata a Pierpaolo Pasolini, raccontato da Carlo Lucarelli a 40 anni dalla morte dell'intellettuale e regista. Sempre in omaggio a Pasolini ci saranno anche due eventi speciali. Il 16 novembre la proiezione di due opere del regista, Edipo Re e Viaggio a Sanaa, e il 17 la lettura dei versi più belli di Pasolini interpretati da Eros Pagni. La viticoltura di Monte Carlo è stata protagonista nella vetrina interattiva dell'Expo di Milano. Ad organizzare la giornata la Coldiretti, associazione impegnata a tutelare l'agricoltura nostrana dalle importazioni di prodotti dall'estero senza etichette e senza trasparenza, che rappresentano solo un danno per la nostra economia e per l'occupazione. Il consorzio del vino DOC di Monte Carlo è stato quindi ospitato nel cuore del padiglione Coldiretti con la finalità di presentare e raccontare le peculiarità delle etichette che lo rappresentano, i suoi attori ed il territorio che ne è espressione grazie alla presenza in Expo del sindaco del comune di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi, dell'assessore alla promozione del territorio, Angelita Paciscopi, e del presidente dei viticoltori DOC montecarlesi, Gino Fuso Carmignani. Torniamo di nuovo a Lucca, sembra finalmente terminato il lungo peregrinare della pugilistica lucchese che ha trovato una nuova sede all'interno della scuola Pertini. Primo giorno di scuola anche per l'Istituto Superiore di Istruzione Sandro Pertini. Nel pomeriggio la preside, professoressa Venturi, è intervenuta anche per incontrare e salutare tutti i ragazzi della pugilistica lucchese che dal 1 settembre, grazie alla disponibilità dell'ISI Pertini, hanno di nuovo una palestra. La dirigente si è soffermata con i ragazzi conversando con loro, augurandosi che sia l'ambiente il più accogliente possibile e che la palestra del Pertini possa essere anche nel futuro il loro ambiente scolastico. E abbiamo semplicemente all'inizio verificato che fossero compatibili tutte le nostre attività didattiche con quelle della pugilistica e quando abbiamo scoperto che lo erano, anzi è stato proprio un voler poi anche costruire insieme un futuro di possibilità anche didattiche per gli allievi del Pertini. Erano presenti anche i dirigenti della pugilistica lucchese, Pasquinelli, Barsotti, e i tecnici Monsere, San e Giorgi, che hanno invece auspicato una proficua collaborazione anche in ambito scolastico, mediante lo studio con i docenti di attività motoria, di iniziative volte ad incrementare lo sviluppo dell'attività sportiva tra gli studenti del Pertini. Il posto, la locazione è perfetta, si addice perfettamente alle nostre esigenze. E dalla parte della scuola abbiamo trovato una grandissima, come dicevo prima, accoglienza, ci hanno accolto a braccia aperte sia la preside che i professori, questo ci fa pensare solamente cose positive, speriamo che vada avanti così.
senza intoppi, senza ulteriori intoppi. L'incontro in definitiva ha avuto un significato non solo sportivo ma soprattutto sociale, visto che la palestra è vicinissima alla città ed è fruibile da tutti ed anzi senza barriere architettoniche può ulteriormente far praticare lo sport veramente a chiunque. È tutto per la cronaca, ci fermiamo per un breve break pubblicitario e subito dopo torniamo con lo sport.